Ciao a tutti, oggi facciamo un programma in C che farà la media di due o più numeri, quanti vogliamo fargliene fare noi. Io uso, adesso sto usando Ubuntu su macchina virtuale perché ho dei problemi di compatibilità con Windows 8, e comunque i comandi sono gli stessi ovviamente, e cominciamo subito. Vogliamo fare un programma che faccia la media di tre numeri, quindi dovremo dichiarare innanzitutto tre variabili che conterranno appunto i valori che noi dopo andremo a inserire. Quindi ora dichiariamo le tre variabili, quindi scriviamo int, che è un tipo di variabile che sarebbe integer, quindi numero intero, int primo, la chiamiamo variabile primo, e mettiamo punto virgola per concludere il comando. Poi dichiariamo un'altra variabile, la chiamiamo secondo, int secondo, e mettiamo punto virgola, e dichiariamo un'ultima variabile e la chiamiamo terzo e mettiamo punto virgola. Quindi abbiamo dichiarato le tre variabili che conterranno il valore dei nostri numeri. Ora andiamo a dare il primo comando, quindi un comando scrittura, e dentro io gli vado a scrivere, ad esempio, questo programma calcola la media di tre numeri. Punto. Poi faccio uno spazio, beh, lo facciamo dopo. I tre numeri, chiudiamo il comando, quindi chiudiamo le virgolette, chiudiamo la parentesi, punto virgola, andiamo a capo. Quindi abbiamo fatto un'introduzione del programma, quindi l'utente saprà cos'è che fa questo programma. Ora dobbiamo dare la possibilità all'utente di inserire il valore che andrà nella variabile, primo. Quindi scriviamo printf, aperta parentesi, virgolette, inserire primo numero, mettiamo due punti, poi io do uno spazio così è più ordinato, chiudo le virgolette, chiudo la parentesi, punto virgola. Ora però questo è un comando di output, cioè l'utente non può qua, non può inserire niente perché non gli diamo la possibilità, quindi sotto dovremo scrivere un altro comando che è scanf, aperta, due punti. Poi mettiamo percentuale di minuscolo, mi raccomando, chiuse le virgolette, mettiamo virgola, quindi lui percentuale di darà all'utente la possibilità di scrivere, di inserire un valore qua. Percentuale di si riferisce a è una didascalia, diciamo, che si riferisce alle variabili tipo int, quindi va bene solo per le variabili tipo int. Poi gli mettiamo la virgola per dirgli dove deve inserire il valore che l'utente scriverà qua, e mettiamo e commerciale, poi scrivete in che variabile volete inserirlo, quindi nella variabile primo. Chiudiamo le parentesi, punto e virgola. Poi metteremo anche per il secondo numero, printf aperta, inserire secondo numero, due punti, spazio, chiuse le virgolette. Chiusa la parentesi, punto e virgola, anche qua dobbiamo dare l'opportunità all'utente di andare a inserire. Hello, I started this website for one reason. Pubblicità di merda. Dobbiamo dare la possibilità all'utente di inserire anche qua un numero, e gli diciamo di mettere nella variabile secondo. Chiudiamo la parentesi, punto e virgola. Lo stesso facciamo per la terza variabile, quindi inserire terzo numero, due punti, chiudiamo le virgolette, chiudiamo la parentesi, punto e virgola, e anche qua lo stesso dobbiamo dare la possibilità di inserire un numero e lo mettiamo nella variabile terzo, chiusa la parentesi, punto e virgola. Quindi ora che l'utente avrà inserito i nostri tre numeri, saranno salvati dentro le variabili. E ora dobbiamo andare a dirgli di fare la media, quindi andremo a scrivere printf, questo è l'ultimo comando, aperta, due punti, scriviamo media uguale, poi metto così per ordine, metto uno spazio, e poi andiamo a scrivere percentuale di, ora vi spiego, percentuale di, chiudiamo le virgolette, virgola.
Quindi percentuale D adesso, quando abbiamo messo la virgola, noi dobbiamo dirgli cosa vogliamo che scriva al posto di percentuale D. E quindi gli diciamo, apriamo la parentesi, primo, la variabile, quello che c'è nella variabile primo più quello che c'è nella variabile secondo più quello che c'è nella variabile terzo, chiusa la parentesi, diviso 3, perché sono tre valori, c'è da fare la media dei tre valori, e chiudiamo la parentesi. Qua, visto che voi vi chiedete, ci sono due parentesi tonde, non va mica bene, questa parentesi qua è riferita a questa e questa è riferita a questa, non fate sul casino. Quindi ora, noi gli abbiamo dato anche un semplice calcolo a fare con le variabili, primo, secondo, più terzo, diviso 3. Quindi l'utente andrà a inserire tre numeri, il computer le salverà nelle tre variabili, e poi alla fine gli abbiamo detto di fare un calcolo con le tre variabili per andare a trovare la media. Però qua, adesso vi faccio vedere comunque. Allora vado. Complete. Scusa. Ah, ok. Ci siamo dimenticati di mettere il punto e virgola qua. A volte si dimentica. Quindi, ok. Adesso sto usando F8, poi F9. Ho compilato, ho generato e adesso vado a eseguire il programma. Quindi vedete, questo programma calcola la media di tre numeri, però ci dice inserire il primo numero, c'era tutto sulla stessa riga, invece noi vogliamo che ce lo dia a capo. Quindi qua, dopo inserire la media di tre numeri, mettiamo uno spazio, potete lasciare anche il punto, slash quello all'incontrario, e poi n, che è questo qua è il comando per dirgli di andare a capo, e lo mettete nelle virgolette. Mettete uno spazio dopo quando volete andare a capo. Poi chiudete le virgolette, chiudete la parentesi, punto e virgola. Quindi vado di nuovo a compilare, mi dice che la compilazione è terminata correttamente, quindi non ci sono errori. Genero e eseguo il nostro programma. Quindi adesso vedrete che dopo numeri lui andrà a capo. Quindi questo programma calcola la media di tre numeri. Proviamo a fare una media semplice, mettiamo inserire il primo numero 1, inserire il secondo numero 2. Inserire il terzo numero, mettiamo 3, quindi la media 1 più 2 più 3 è uguale a 6, 6 diviso 3 è uguale a 2, media uguale 2. Proviamo un'altra volta, facciamo una media banale, 1 più 1 più 1, 3 diviso 3 è uguale 1. E ovviamente dopo voi potete, ad esempio qua, potete dichiarare un'altra variabile, la chiamate quarto, punto e virgola. Dopo qua dovete dare, potete dare l'opportunità all'utente di scrivere un altro numero, quindi printf inserire quarto numero, chiudete virgolette, chiudete parentesi così, e poi con scanf date l'opportunità di inserire un altro numero, quindi un altro valore nella variabile, e lui lo metterà nella variabile quarto. Qui fate primo più secondo più terzo più quarto, chiudete la parentesi, diviso 4, chiudete un'altra volta la parentesi che è riferita a questa, e punto e virgola. Compilo. Scusate un secondo. Ok, compilo, genero, vado a eseguire. Quindi adesso ci dirà di inserire il primo numero, 1, 2, terzo numero, 3, mettiamo quarto numero, 4, quindi 1 più 2 più 3 più 4 fa 3 più 3, 6, fa 10. Quindi 10 diviso 4, media, vedete che ci dà media 2. Ora qua se volete che vi dia risultato in double, qua mi sembra che dovete mettere percentuale, comunque dovete mettere un'identificazione che gli faccia capire che deve essere tipo double, che mi sembra sia SF o T, non ne sono sicuro, non me lo ricordo bene. Comunque per oggi è tutto e ciao a tutti.